Catanzaro, nella sede della cittadella, importante riunione della giunta regionale. I lavori della quinta commissione consiliare riforme della regione Calabria. Catanzaro, il segreto di Nonna Rosina, splendida centenaria. Benvenuti a S1 Notizie, dunque l'avete sentito nei titoli, si è riunita a Catanzaro, nella sede della cittadella, la giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, con l'assistenza del dirigente della segreteria della presidenza della giunta Francesca Palumbo. Durante la riunione sono stati approvati una serie di provvedimenti. Su proposta della presidenza è stata assunta la presa d'atto relativo alle assegnazioni dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la frequenza delle scuole di specializzazione in discipline mediche dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Su proposta congiunta della Presidenza e dell'Assessorato all'Ambiente sono stati nominati nell'ambito del riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria i commissari ad acta ATO per i comuni di Belvedere Marittimo, Polistena, Di Pignano, Oppido Mamertina e Paludi. È stato approvato inoltre l'atto di proroga relativo alla convenzione con l'ASP per il funzionamento del personale addetto all'infermeria della cittadella regionale a Catanzaro. Su proposta della Presidenza è stata autorizzata la costituzione di parte civile da parte della Regione Calabria in due procedimenti penali distinti, uno per reati ambientali, in particolare per danneggiamento al patrimonio boschivo, un altro per reati legati a frodi comunitarie riguardo a misure di aiuti alle imprese. Su proposta dell'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno è stata assunta dalla giunta la determinazione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale. Si tratta dell'approvazione dell'atto da sottoporre all'intesa con gli enti locali. Durante la riunione sono state anche affrontate una serie di questioni legate all'organizzazione del personale regionale e dei dipartimenti e al settore della gestione dei rifiuti. Il presidente Oliverio e l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo hanno in particolare fatto il punto sui nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in Calabria alla luce dell'acquisizione dei pareri delle amministrazioni dei territori coinvolti nelle conferenze dei servizi per determinare un'accelerazione nella realizzazione delle opere. La quinta commissione consiliare riforme ha terminato i lavori con l'avvio dell'esame della proposta di legge per l'introduzione della votazione elettronica durante i lavori del Consiglio regionale. La legge, si legge nella relazione del proponente, il consigliere Franco Sergio, mira a colmare il ritardo nell'adozione di strumenti più moderni ed efficienti di espressione del voto ed aumentare l'indice di trasparenza dei lavori consiliari. Pertanto, prosegue Sergio, la modifica parziale dell'articolo 102 del regolamento interno del Consiglio regionale, poiché di ciò si tratta, è finalizzata ad introdurre accanto al voto per alzata di mano e per appello nominale la facoltà per il Presidente del Consiglio regionale di fare svolgere le operazioni di voto mediante procedimento elettronico voto nei casi in cui è prevista la votazione con voto palese, migliorando la funzionalità dei lavori e velocizzando le operazioni ed evitando casi spiacevoli di incertezza sull'effettiva presenza in aula dei consiglieri. Ai lavori dell'organismo hanno partecipato i consiglieri Bova, Neri, Arruzzolo, Esposito, Battaglia e Nicolò. E saranno 7.969.000 per un giro di affari di 2,85 milioni di euro gli italiani che si muoveranno per la festa della liberazione, mentre 7.517.000 per circa 2,46 miliardi per il 1° maggio. La maggiore parte resterà in Italia, lo rivela Federalberghi. I ponti di primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l'estate. Il nostro è un paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà e il clima di incertezza, dice il presidente Bernabò Bocca. Bella e partecipata festa popolare nel quartiere Siano per un'allegra ed arzilla centenaria catanzarese. Vediamo il servizio.
quando non è chiuso, quando si finisce e vi ringrazio a tutti. Ci tenevano a essere qui a rivolgere veramente a nome di tutta la città un applauso grandissimo alla signora Cuberti. Bella e partecipata festa popolare nel quartiere Siano per un'allegra ed arzilla centenaria catanzarese. Figli, nipoti e tanti semplici conoscenti hanno condiviso la torta di compleanno di Rosaria Lucia Cubello, per tutti nonna Rosina, nata il 18 aprile del secolo scorso. Perché la vita è un mistero che il Signore ci ha affidato perché possiamo portare frutti e bene agli altri mettendo a frutto i nostri talenti. Una vita che dura 100 anni ha fatto certamente tanto bene alla famiglia, alla società, anche se con i piccoli lavori, perché tutti siamo utili, come un corpo, noi siamo un corpo e all'interno del corpo ci sono tante membra e ognuno è utile per la vita di tutto il corpo. Una grande lavoratrice per i figli, ha amato la famiglia, 9 figli. Che anzi ha lavorato pure in questa scuola, che ha fatto da mangiare a parecchi ragazzi di 6 anni, fra di cui pure io, quindi questo qua è un grande evento. Poi quando lei era più giovane si andava in pianeta a prendere delle frasche per fare il pane, come si usava una volta, no? Cento anni è un traguardo che, come possiamo immaginare, pochi di noi avranno il piacere di raggiungere. È stata una donna, io la conosco da quando ero bambino, una donna che ha dato tutto per la propria famiglia, una donna che ha sempre lavorato, una donna padrona di valori che oggi forse non ci sono più, o comunque durante il corso degli anni si sono un po' persi. La signora Rosaria è veramente una donna da cui prendere esempio sia per il suo stile di vita umile, sincero, sia per il suo modo di trasmettere agli altri i propri sentimenti, i propri valori, e poi per il modo di essere, per il modo di vivere la sua vita e per il modo di vivere la sua famiglia e i suoi affetti. Lucida, ironica e sorridente, nonna Rosina si intrattiene volentieri a parlare, persino col cronista, fino a svelare con certezza il segreto della sua longevità, ma solo con la discrezione virtuosa dei suoi capelli bianchi. Signora, che cosa si ricorda di questi 100 anni, dei primi 100 anni? Mi ricordo lavoro, mi ricordo crisi, mi ricordo abbondanza, mi ricordo tutto. Mi ricordo i genitori, mi ricordo ai nuovi figli. Uno è all'ospedale, mo sto da operare. Chi si apre la mia? E dai nuova. A cervello non mi passa nessuno. Signora, come si chiamano i suoi figli? Una, Rubino Giuseppina. L'altro, Rubino Pasquale. L'altro, Rubino Zanetta. L'altro, Rubino Maria. L'altro, dov'è? Rubina Anna, l'altra Rubina Luigina, 9 figli. Signora, qual è il segreto di arrivare a 100 anni? Per arrivare a 100 anni? Non lo posso dire. Ma dite. Ma dite che la famiglia lo dice. Cosa parla? Sai, Dio. Ah, lo posso dire? Sì. A qualunque, ma non a tutti. Signora, si ricorda appunto quando si è sposata lei? Quando si è sposata? Con una carrozza. E quando? 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 86. Mi sposavo, 26
è 86, 1986. I tempi della guerra, se li ricorda? Eravamo sempre niente, in sei boschi boschi, che mammucciavano sotto le terraglie. Capite? Aveva i gimbrazzi. Uno aveva le braccia e un'altra arancina. Mi ricordo un buono, mi ricordo un malo, mi ricordo pure il malagente. Cosa vuole dire ai giovani, ai ragazzi di oggi? Ci voleva un giornale. Sì, no, ma sta quieta. Ebbene, i ragazzi di mo, un ballo di sordi. E poi moha, però ci può portare. È vero. O mi scherzi. E io mi accorgo che mi scherzi. Che se uno cammina e io guardo, c'è scritto che fa. Signora, tanti auguri allora di nuovo. Grazie. Pura tia, 100 anni. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci preferito. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.